simpatico, umile, quindi diciamo che per adesso è un buon inizio. Sembra molto attento ai giovani, molto presente, partecipativo, ci ha dato una bella impressione, anche i ragazzi più piccoli sono stati molto contenti e ci ha fatto una grandissima impressione. Mi sembra un vescovo carico e anche giovanile, e anche il fatto che si avvicini a noi, anche prima si è avvicinato personalmente anche a me, e è molto bello che questo rapporto che ha con le persone, ha proprio voglia di rapportarsi con noi anche in un tu per tu proprio, cioè non vedere le persone, le grandi masse, ma proprio andare tra la gente. Ci fa molto piacere che ci abbia accolto con un linguaggio che veramente è nostro, poi il cuore si allarga perché sentiamo tante parole anche scout che i ragazzi sono qui e riescono a capire. E ci fa molto piacere questa attenzione che sta dando, cominciando dai giovani. È stato bello come tutti noi giovani, anche sotto la pioggia, ci siamo messi ad accogliere il nostro vescovo per dargli il benvenuto a Modena come giovani. Sindaco Muzzarelli, qual è il suo augurio, il suo benvenuto per il vescovo Erio? Beh, intanto un primo ringraziamento a Papa Francesco per aver indicato Don Erio e Don Erio per aver accettato questa grande sfida di diventare riferimento vescovo di Modena, abate di Nonantola, in una comunità di oltre 500.000 persone che hanno bisogno di più guide, che hanno bisogno di riferimenti, che hanno bisogno di una comunità che si guarda intorno, ma soprattutto che guarda dentro e fuori per sviluppare ancora opportunità, lavoro e soprattutto ritrovare profondamente i valori della speranza, della forza di una comunità che deve ricredere in se stessa per costruire futuro. E siccome siamo entrambi amanti della montagna, ieri è fatto un passaggio straordinario per me, quella corda dobbiamo prenderla tutti per cercare di seguire il sentiero della vita e ricreare le condizioni di riguardarci in faccia e di credere al futuro tutti insieme. Oggi è una giornata molto importante per tutta la comunità modenese, qual è il suo augurio per il vescovo Erio? Giornata importantissima, e il mio augurio per il vescovo Erio è di iniziare il suo ministero qui a Modena come ha iniziato il suo predecessore, continuare nel segno del suo predecessore e soprattutto incontrare al più presto una comunità importante di Modena che è quella dell'Accademia Militare con tutti i suoi allievi che lo aspettano impazienti.